Con questo protocollo sostanzialmente aumentiamo il sistema di prevenzione e contrasto alle condotte lesive degli interessi pubblici, in particolare ovviamente miriamo ad aumentare tutto quel patrimonio informativo che ci consente di poter appunto intercettare tutti quei sistemi truffaldini, di malversazione, di truffa, di cattivo impiego delle risorse pubbliche derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stiamo parlando di 235 miliardi di euro, importanti risorse che l'Unione Europea ha destinato all'Italia all'indomani della pandemia, quando alla crisi sanitaria poi si è trasformata in una vera e propria crisi economica. E quindi l'arrivo di queste risorse ha preteso ovviamente l'Unione Europea che fosse accompagnato da un sistema di controllo efficace e funzionante. Siamo già in grado in qualche maniera di individuare e intercettare dei target particolarmente sensibili. Questo protocollo aumenta ovviamente il patrimonio informativo e fa in modo che quando interviene la Guardia di Finanza intervenga in maniera sempre più selettiva, sempre più efficace e sempre appunto a scoprire fenomeni sempre più performanti che vanno ad intaccare ovviamente in maniera negativa il sistema economico. Ovviamente la nostra azione è mirata anche ad analizzare tutto il flusso di soggetti che magari fanno parte di appaltatori, subappaltatori e subfornitori, quindi andiamo ad analizzare le varie imprese nel loro complesso, verificare ad esempio se ci sono condotte lesive ad esempio nel contesto dei bilanci magari presentati dalle varie società, se magari si prestano le varie società a porre in essere fatture per operazioni inesistenti. Messaggio molto forte, grazie alla Guardia di Finanza, al Procuratore della Repubblica di Pesaro, per non solo i fondi del PNRR che saranno, speriamo, numerosi, ma per tutte le procedure degli appalti, per massima di correttezza, di trasparenza, di serietà nella pubblica amministrazione e perché no anche nelle opere pubbliche e private, che sono milioni e milioni di euro di investimenti in quest'area che è già molto importante, molto ricca, e quindi è un messaggio di forte trasparenza e di gestione di buona amministrazione.